Buongiorno, benvenuti e ben ritornati con un nuovo video su casa e dispensa. Innanzitutto faccio tutti gli auguri, i migliori auguri di felice festa della mamma. Oggi è la festa della mamma e lo faccio anche a me. E niente, quindi veramente tanti 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 auguri. Questa ripresa non è il massimo, ma come avete letto dal titolo, oggi vi faccio vedere come sono andata a sistemare la mia collezione estiva di scarpe. Ho messo via qualche giorno fa tutte le scarpe invernali, sperando che finalmente arrivi l'estate decente. Perché di questa pioggia non se ne può più, di questo freddo non se ne può più. Quindi ho detto: magari se inizio a tirare fuori le cose un po' più estive, scarpe, appunto vestiti, chissà, magari arriva davvero l'estate. Vi chiedo scusa per la mia parlata nasale, ma sono raffreddata e anche l'allergia al polline non mi sta aiutando. Quando non piove, io muoio con il polline, quindi perdonatemi appunto se parlo così. E tra le altre cose, ogni tanto farò un po' di respiri un po' più profondi perché sennò muoio. Comunque, detto questo, ho la finestra alle mie spalle aperta, quindi se sentite rumori, sono appunto i rumori che provengono dall'esterno. Detto questo, vi faccio vedere come ho sistemato la mia collezione di scarpe che ovviamente andrò poi a usare quest'estate, quando ci sarà, speriamo, la bella stagione, tutte le mie scarpe. Ecco qua, vi faccio una panoramica super super veloce e poi ve le faccio vedere velocemente nel dettaglio. Tra le altre cose, qualche giorno fa ho messo anche un TikTok sull'altro social, vabbè, ormai l'ho detto. Quindi vi lascio qua il nome, se vi va di seguirmi anche di là, faccio spesso dei video che qui non vedete. E quindi se vi fa piacere, seguitemi anche sull'altro social. Vi lascio qua comunque sovrappressione il nome che è uguale al canale qua di YouTube. Allora, vi ho fatto una panoramica super veloce e vi faccio vedere bene nel dettaglio le mie scarpe. Allora, queste sono quelle del lavoro. Tra le altre cose, mi è ritornata l'allergia sulla mano, dermatite a contatto. Questa è la mia rovina da quando sono nata. Cioè, questa va e ritorna. Vabbè, ormai ci ho perso le speranze, quindi perdonatemi. Comunque, queste sono le mie scarpe estive del lavoro. Sono super comodissime e queste le ho prese su Shein. Tranne queste qua sì, le ho prese su Shein, ma sono comodissime. L'anno scorso li ho stra sfruttati, facevo due lavori dove facevo 14-15 ore di lavoro, le ho sfruttate tantissimo, non si sono rotte, non si sono rovinate e il piede, come potete vedere, è bucherellato e mi ha fatto respirare il piede. Poi sono veramente comode e le ho pagate pochissimo, le avrò pagate meno di 15 euro, ma favolosi, davvero favolosi. Anche queste sono lo stesso modello, cambia solo il colore. Queste invece non mi ricordo più dove le ho prese, sono simili alle All Star, ma sono abbastanza comode anche queste. Ecco qua. Queste sono ovviamente molto più leggere. Poi qua abbiamo ciabatte con le borchie. Dovete sapere che io ho la fissa delle borchie, cioè le amo. Ho tante giacche, tanti vestiti con le borchie, anche le borse perché le amo. Adoro le borchie. Qua invece abbiamo le ballerine sui colori chiari,
Abbiamo rosa pastello, questo rosa fucsia, questi sono leggermente più scamosciati, belli, un po' più elegantine. Sempre su Shein, io prendo le scarpe su Shein, perdonatemi, non insultate, ma non sono una che spende tantissimo, spendo giusto quei tot euro che poi se durano bene sono pace e anche perché poi dopo un po' di anni a me piace rinnovare totalmente l'armadio, quindi non sono una che ama spendere tantissimo per i vestiti, ecco. Quindi purtroppo sappiamo com'è la storia dietro a Shein, ma anche tante altre aziende di lusso e non voglio entrare in merito. Comunque, queste sono le mie ballerine, eccole qua. Molto molto belle, queste sono super eleganti, mi piacciono questa particolarità con appunto i brillantini, sono molto molto eleganti. Poi qua abbiamo sempre delle ballerine, però più eleganti, più sui colori del nero, non mi veniva il nero, ok. Queste che sono molto molto belle con le borchiette. Anche questa è un po' più da rocchettara. Queste e queste mi piacciono davvero tantissimo. Queste che sono un po' più classiche o semplici, sono comodissime. Anche queste le ho prese sempre l'anno scorso su Shein, prima dell'estate. Poi durante l'estate le ho sfruttate tantissimo, quelle volte che non lavoravo, quelle rare volte che non lavoravo. Anzi, forse non è vero, non le ho prese su Shein, non ricordo. Comunque sono già 2 anni che ho queste, comodissime. Queste le ho prese su Shein l'anno scorso, ho sbagliato il numero, erano grandi. Ho preso dei cosini che si inseriscono qua dentro e riducono la parte del piede, così io le posso sfruttare. E anche queste ho sbagliato il numero, solita storia. Vado a mettere i cosini che ho preso sempre su Shein e li vado a mettere qui. Tra le altre cose, queste sono forate, molto 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 carine. Qui abbiamo le zeppe e sandali. Queste me le ha regalate mia mamma, che lei ormai tacchi, zeppe così non si trova più bene. E quindi me li ha regalati a me, ormai sono già 2 anni che li ho, sono super comode, bellissime. Qua guardate la particolarità, molto molto belle. E invece queste le ho prese sempre su Shein. Questa l'ho presa per abbinarla a un vestito che è bellissimo, super leggero, super fresco, non vedo l'ora di metterlo quel vestito, sperando faccia veramente un bel caldo quest'anno, che io sono team estate. Voi invece che stagione siete? Fatemelo sapere qua tramite commento. Comunque bellissime, sono fatte così. Mi piace moltissimo questa lavorazione qua, questa fantasia. Molto molto belle. E anche queste che mi ha regalato mia mamma sono fatte così, semplicissime. Davvero davvero carine. Poi sono super comode. Queste sono color jeans. Infatti li ho presi per abbinarli agli shorts con di jeans o qualche vestitino sempre inerente a questo colore. Molto molto belle. Ecco qua, e poi ho preso una versione un po' più rock da abbinare sempre a dei vestitini un po' più trasgressiva, passatemi il termine. Ecco qua, molto molto carino anche questo. Qua è così. Poi qua sotto abbiamo ancora delle zeppe, tacchi e delle ciabattine, anche queste su Shein l'anno scorso le ho sfruttate tantissime. Queste le avrò pagate, non so, meno di 10 euro. 10 euro, non si sono rotte, non si sono rovinate. Sono super comode, le ho usate per stare in casa, per stare in giro, andare alla sera, quelle rare volte che avevo la serata libera con i miei figli. Cioè, fantastiche, le ho usate per andare quando vi ho detto che ho fatto quei 3 giorni a Como.
Le ho sfruttate tantissimo, comodissime. Anche queste sono super comode, anche se sono un po' troppo sottili per me, però avendo problemi alla schiena lo risento un pochino, però sono davvero fatti bene. E queste mi sono state regalate, comunque sono davvero bellissime. Queste le ho da una vita, tra le altre cose devo andare dal calzolaio perché purtroppo l'anno scorso mi si è rotto questo, quindi appena posso vado a farlo sistemare dal calzolaio. Queste si chiamano Isterica e ce le ho veramente da tantissimi anni, sono bellissime. Sono in oro, color oro, e sono fatte così. C'è questo disegnetto che non riesco a farvelo vedere, eccolo qua. Qua c'è la scritta isterica e sono fatte così, bellissime. Queste veramente ce le ho da 15 anni forse, sono comodissime, le uso ovviamente solo d'estate. E poi queste, sempre su Shein, sono grandi, però ho trovato la parte da mettere qua dietro che mi riduce un po' lo spazio, così riesco a sfruttarle. Bellissime, questo blu notte si può dire, e questo nero molto molto carino. E poi qua abbiamo le scarpe classiche. Allora abbiamo queste bellissime traforate, molto molto fresche, devo dire, il piede respira benissimo. Poi se mettete il fantasmino non si nota la calza e siete leggermente più protette, insomma, più comode. Molto molto belle anche queste. Queste le ho prese l'anno scorso, sono stracomodissime, veramente veramente comode. Devo dire che per quanto riguarda le scarpe Shein è davvero ha dei belli articoli. Ovviamente bisogna leggere tutte le recensioni, guardare bene le foto, prendere bene le misure delle scarpe, osservare tutto. Però devo dire che sulle scarpe per ora mi sono sempre trovata davvero davvero bene. Ecco qua questo sberluccica. Queste due sono nuove. Allora, questo fatto, vediamo se riesco. Ok, fatto così, davvero belle, sono bellissime ragazze o ragazzi, non so bene di preciso chi mi segue, signore e signori. Ecco qua con le zeppe fatte così. E poi queste. Fatte così di jeans che riprende ovviamente i vestiti che ho in casa, quindi gli short, alcuni vestitini, i jeans classici, ecco qua, anche queste con le zeppe. E niente, io vi ho fatto vedere tutte le mie scarpe estive, vi faccio ancora una panoramica veloce. Fatemi sapere tramite commento che cosa ne pensate, se anche voi quando arriva la bella stagione dedicate la scarpiera solo ovviamente alle scarpe appunto estive. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vi è piaciuto particolarmente, quindi volete magari l'articolo, il codice della scarpa, vedo di recuperarlo. E niente, fatemi sapere tutto quello che volete, senza insultare, senza niente, quello che pensate. E come dico sempre, il mio desiderio di quest'anno è arrivare entro la fine dell'anno a 500 iscritti. Quindi se vi va, ovviamente, iscrivetevi, scusate, che mi fate questo bel regalo. E niente. Ecco qua, ultima panoramica. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su, commentate qua sotto e vabbè, e noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui su Casa e Dispensa con un nuovo video. Ciao!